Allora, eccoci qui con, tra l'altro io volevo dire, cavolo, io non mi sarei aspettato dopo così poco tempo a recensire un altro pezzo della King Arc. Vede? Delle più volte... Dunque, più che recensito, l'ultimo l'abbiamo... acquistato, sì. L'abbiamo smanacciato. Ma perché c'era il pezzo rotto. C'era quella che cosa lì. Che poi io comunque... Mi sembra che fosse arrivato attorno tipo a febbraio di quest'anno. Sì, stato che era stato scassato. Sì, ma al di là di quello è che non mi sarei mai aspettato di comprare un altro pezzo della King Arth. E tra l'altro questo robot qui, se di robot si può definire, me ne ero anche dimenticato della sua esistenza e della sua realizzazione. Poi... Cosa è successo? Svegliandosi presto alla mattina, all'alba, perché sennò non si sa se era ancora là, non fossimo entrati così presto. Era l'unica coppia, adesso lei ironizza, straccione. Io ironizzo, però c'era una fila davanti a questo robot. No, lei è particolarmente sciocchetto, perché noi quando siamo andati via da Novegro, e potrà confermarlo, c'era la coda fuori, si stava formando l'assembramento interno. Quando invece saremmo arrivati, secondo la sua cognizione... No, secondo la mia cognizione saremmo arrivati tipo magari un'oretta dopo. Se fosse stato per lei, se io non l'avessi mai spronata, lei il biglietto online non l'avrebbe mai fatto. No, l'ho fatto anche l'anno scorso. Sì, perché l'ho obbligata. Ma perché non è che mi ha obbligato. L'ho messo di fronte alla situazione. L'abbiamo dovuta guidare all'alba, perché se al no, biglietto online, altrimenti... Lei tutti questi passaggi... buonanotte, saremmo entrati alle 11, partendo lo stesso comunque abbastanza presto alla mattina. Vabbè. Invece noi siamo entrati presto, abbiamo avuto tutta la scelta, abbiamo visto tutto quello che c'era all'interno di Novego, senza sbuttonarsi e senza sembrarsi con nessuno. Anzi, chiacchierando anche con gente. Esatto, che attualmente adesso salutiamo mano a mano, è stata la prima persona che abbiamo visto, ed è anche l'unica che ci ha salutato all'interno. No, c'era stato anche quell'altro ragazzo. È vero, Fabio, anche lui che lo incontriamo sempre. Sì. Poi, naturalmente salutiamo Giocattopoli. Che ha venduto gli SRC, i giochi di Gabri. Esatto. I giochi di Gabri. E altri venditori comunque che ci hanno riconosciuto. Tranne questo che ha detto: no, non voglio. Non frega niente. Esatto. Questo qua che però lo già conosceva. No, però ho detto: ma ascolta, vuoi che. No, a me mi frega niente. Boh. E tu vabbè, a posto. E che comunque lo ringrazio. Ecco, lui mi ha detto che questo God Manzinger era l'unico che lui aveva in quel momento, perché il dottor Lobo lo voleva acquistare anche lui. Me l'ha rubato, sai, io mi sono perso nei miei vintagioni, ero lì che guardavo i vintagioni e intanto il 6-6 sgattaiolava, a un certo punto è arrivato con il mano, io c'ho il God Manzinger. No, l'ho già comprato, ma l'ho fatto, io posso andare a casa. Sono a posto, adesso fate voi. Vabbè. Cioè, non è vero. Non è vero. È quasi così. Quasi così. Sono fuorvianti. Comunque, tornando al robot, è rimasto soddisfatto di questo robot? È la King Arts, lei denigra la King Arts. E invece, sti cazzi. Allora, ce lo mette qua. Sti cazzi. Allora, tanto vi faccio vedere. Attimo, anche elegante nella sua forma, questa scatola nero po' corto con l'oro. Le scatole King Arts sono belle, Allora togliamo un attimo la scatola e andiamo a posizionare il robot in se stesso e vediamo che è un robot abbastanza imponente come dimensione, eccetera. Allora vediamo un attimo qua che non va proprio benissimo, ecco, lo mettiamo. Nel frattempo io, per non saperne leggere né scrivere, mi sono sparato due o tre episodi. Al volo, proprio per la prima di... Lo straccione già mi aveva messo in guardia sulla effettiva bruttezza di questo anime. Ma forte della mia, come dire, resistenza che ho accumulato in questi mesi con Sabungel, Getter Go e altre serie di merda, anche da Guon che sto seguendo, non temeva. No, devo dire che siamo sulla stessa onda di schifezza. Ma proprio, cioè, gli anni peggiori dell'animazione robotica, secondo me, si sono consumati tra gli anni 80 e 90, hanno dato fondo a...
a tutta la potenza che poteva dare. Allora, qui abbiamo comunque un robottone di Gonagai. Perché God Mazinger è un robottone di Gonagai. Sì. Cosa vi posso dire come base della storia per i primi tre episodi che ho visto anch'io? Che ho visto io. Allora, abbiamo che vediamo subito un sciocchetto terrestre di nome Yamato Hino, mi sembra che si chiami, non lo ricordo più. È il classico ragazzotto pieno di energie che fino riesce mai a stare fermo, che però non ci becca con le fighe, lo mandano tutte a fanculo, però lui è un po' villanzone, però è comunque uno prestante, attivo, cioè uno, sì. Cioè lui è il top dal punto di vista sportivo e atletico, è indomabile, ma è il contrario dei protagonisti di adesso. Cioè i protagonisti di adesso sono merdacce, dei cartoni animati, dico. All'epoca invece il protagonista era sempre un figo. Sì, cioè un figo che però in questo caso viene un po'... Vabbè. Perché comunque è un predestinato del cavolo. Esatto, certo. Allora, cosa ci rendiamo? Allora, questa è la premessa del personaggio principale. Poi veniamo catapultati in un altro mondo, che forse è ambientato nel passato o non ho ben capito. Mi ricordo che parlavano del popolo di Mu. Esatto. Ci sono i dragoniani da una parte e il popolo di Mu da un'altra. Però noi sappiamo che Atlantide e Mu sono nel nostro passato. Se mi sembra di dire cose corrette. E allora c'è praticamente questa principessa che continua a pregare per tre giorni imperterrita davanti alla statua del God Mazinger, e lei continua a dire, e dicono gli altri, ma così anche perché qui noi siamo mangia quel, beva quel, siamo assediati dai dragoniani, se adesso questi divertiti ci assaltano, noi siamo spacciati perché effettivamente dall'altra parte ci sono uomini armati di spada, dall'altra parte c'è questo popolo di dragoniani che sono esseri umani di mo. Dragoniani sono i cattivi, e i dragoniani sono praticamente gli antagonisti del popolo di Mu, che li vogliono sopraffare, e sono degli umani con sembianze umane al seguito di Dorado, che è il leader cattivone, e loro praticamente hanno dei dinosauri. Hanno dei dinosauri che li rievoca da dinosauri morti, questo qui dallo scheletro ti fa rivivere un dinosauro cattivissimo, e praticamente continuano ad assediare il povero popolo di Mu, che praticamente con una spadina, pensa tu se puoi uccidere un Tyrannosaurus Rex con una spadina del cazzo, secondo me non le becchi su, decisamente. Allora c'è questa qui che continua a pregare fino a quando praticamente la statua si mette in contatto con questo ragazzino qua, Yamato, continuano a dire Yamato. Che dobari. Praticamente lo richiama con questo voce scassacazzo, e lui viene catapultato praticamente all'interno della reggia di Mu. Per intenderci, va subito sul robottone, già capace di usarlo, anche perché quasi che si piloti col pensiero, una roba del genere. Lui estrae la spada a fette di dinosauri e l'eroe della... E questo è praticamente il plot dei primi tre fondamentalmente episodi. Adesso mi sembra di ricordare che siano 23 o 26. Comunque, meno male che sono solo... Non sono lunghissimi. Non sono 50 come Gether Go o Xabungel, perché figa... Non so se ci arriverò in fondo, però comunque l'unica cosa che posso dire è che al seguito di Dorado c'è anche un'entità, una guarnigione speciale di femmine. Che sono particolarmente succinte. Potrebbe essere un qualcosa di interessante. E neanche disegnate male. Senza dire niente, cosa vuole che poi succeda? No, niente. Non... Però vabbè, era solo una piccola... Che sono stato attento. Ecco. Allora, adesso veniamo al robottone. Allora, dopo che ho comprato il secondo King Arts, e che adesso lo farò vedere anche al dottor Lobo, che ha acquistato il Gai King, quello della King Arts, ecco, dopo i primi tre, Mazinga Z, Grande Mazinga, Grandizer, che fondamentalmente loro dicono che c'è del metallo, però per me è tutta plasticasa. Ok. E cazzo, qui invece c'è del metallo. Oppala. E cazzo, qui invece andiamo sul... E quando l'ho preso in mano,
sono rimaste, adesso lo darò al dottor Lobo, Palpi. Lo straccione. Beh, no, ha tutto, è il doppio del Grandizer. Le gambe sono tutte in metallo. È il doppio del Grandizer. Il Grandizer pesa un fusciolo. E allora lì, ma già lui mi ha detto, ma però pesa dalla scatola. Io ho detto, quando avevo preso la scatola sembrava una roba. Io non avevo nessuna fiducia in King Arth. Invece, questo qui, che abbiano pagato dei loro errori, che abbiano preso. Non so, abbiano migliorato la cosa. Che abbiano migliorato. Non lo so, non o forse la Figuro si è presta meglio ad avere metallo. Ma il Grandizer, però, cioè, è un robot che nella parte del busto, delle gambe, puoi metterci il metallo. Sì, sì. Cioè, il Grandizer è tanto per me il Grandizer della King Arts esteticamente è bellissimo. Però se lo, tieni, se lo tieni in mano così, fai così, c'hai le gambe che fanno. Ma poi è anche. Dopo invece questo è piusso. Sì. Ma però l'ho smontato, abbiamo visto anche la qualità degli snodi. Sì, poi che abbiamo visto la qualità l'ultima volta. Io non so come siano, è qua effettivamente, perché bisognerebbe andarlo a smontare, eccetera. Però. Ah, figli, alza proprio il gonnellone. Oppala, e qua c'è il missilone. Figo, appala. Andiamo, Oppala. Oppala, figo. Però posso dirvi che. Al palpeggiamento abbiamo fatto un bel balzo in avanti, perché questa qui è la quarta uscita di King Arth e la quinta poi sarà il Guy King. E il Guy King è proprio nuovo? Cioè appena uscito? Cos'è, un paio di mesi? Sì, è il restock di maggio, del 2020, il restock della prima uscita di maggio. Questo qua non so se sia, perché questo qui potrebbe essere inizio 2019, no, inizio 2020 o fine 2019, adesso onestamente non lo so. Perché come si danno solo a Gonagai questi qua? Per ora sì, anche perché probabilmente avranno i diritti di Gonagai. Tra l'altro, una cosa che mi fece dimenticare questo robottone è il fatto che comunque Bandai, tempo sono, annunciò la sua versione DC, che era un po' più piccola di questa, eccetera. Naturalmente anche da un prezzo più contenuto. Sì, però è bello figo, Ecco, sulle braccia poi arriveremo a un discorso a parte. Tanto mi piacciono le gambe e la parte anche del busto e la testa, tanto non mi piacciono le braccia, perché mi sembrano corte. E anche con soluzioni di snodi antiquate. Mi piace molto la colorazione che gli hanno dato, cioè sembra quello dell'anime. Sì, sì, cioè rispetto secondo me agli altri tre, che gli altri tre avevano queste pannellature, questo no. No. Questo no. Anche perché ho un ricordo abbastanza vivido degli episodi che... Ma figa! Sì, cioè, un po' messo alla Rocky. Sì. C'è del materiale, materiale, tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Io sono, infatti, quando l'ho estratto, l'ho preso in mano, ho detto. Però, Catoia, King Arth. Qua Sensei lei. Qualche punto. Se le fanno il DC, rimane fregato. Lo dovrò comprare, però sarà meglio questo, secondo me, del DC. Secondo me sì. Per tutto, anche per. Perché il DC non è che poi. Beh, DC sarà grosso come i Mazzi, quel che abbiamo visto. Sì, ma è il riciclamento di quei pezzi, cambio di colore. No, sì, esatto, però non è, o magari è chiaro che si cambiano alcuni pezzi, però la struttura l'è sempre ancora. È quella, certo. È che i DC, io li ho sempre visti un po' magrini. Questo dovrebbe essere, questo deve essere massiccio però. Perché se lo fanno magrino lo fanno. Ah, deve essere mastodontico questo. È un qua. Po'. Cioè, nelle forme. Lui porta ad essere. Nelle forme deve essere più massiccio che quel Mazinga Z che ma ho visto. Ma in ogni caso, come proporzioni, questo secondo me va bene. Ma sai che non so se lui dovrebbe essere più grosso. No, cioè, no, no, nella no, teoria no, della grandezza no, dei no, robottoni. Lei adesso lo sta vedendo nell'ottica in mezzo agli altri robot. Però lei teoricamente questo qui lo dovrebbe vedere in mezzo agli altri King Arth. Io le sto dicendo la proporzione dell'oggetto. Secondo me è ben bilanciata. È chiaro che sì, in mezzo ai Chogokin svetta e non avrebbe proprio. Secondo me questo qui dovrebbe essere, da quello che si vede che è una statua, come entra dentro altri ragazzini, eccetera. Dovrebbe essere più o meno alto come il Mazinga Z normale, i suoi 18-20 metri. Sì, 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 non è enorme. No. Però ecco, non volevo dire quel discorso lì in mezzo ai Chogokin. Questo qui, da solo, visto da solo come oggetto, secondo me è ben proporzionato e ben caratterizzato. Sì. Cioè, fa il fatto come dovrebbe essere. Adesso io vi faccio vedere una peculiarità di questo prodotto.
che vediamo un po' se riesco a farcela. Non mi dica che ci sono dei LED. E non mi dica che lei me li fa andare. Lei. Spenga le luci. Ecco. Ed ecco che abbiamo già dissacrato. Ecco. Ah, fighe. Tra l'altro, io, appena venuto a casa da Novego, che ero anche un po' stanco, ho visto che sì, c'era l'alloggiamento per le batterie e per il LED che si vedeva dalla plastica, cioè dalle istruzioni interne, e però ero totalmente stanco, avevo delle pile buttate lì che avevo preso su Amazon, eccetera, e mi sono reso conto che non erano quelle adeguate. Ah. Poi ho guardato un attimo anche una recensione, ho visto qualcosa, comunque, no, delle immagini, praticamente le pile erano già dentro all'interno della scatola. Allora, sì, come sono stati bravi, ma come sono coglione, cioè, fatica bestia. O come sono stanco. O come sono stanco, anche perché, finalmente, dentro me dice, ma dentro il Grandizer ce ne hanno buttate dentro 10.000 di pile. Perché qua ce ne servivano solo tre, perché solo lì, perché non ce le hanno messe? No, in realtà ci sono. C'erano, solo io Asino che non sono andato a verificare questa cosa. Quindi, questa è una delle gimmick, forse una delle poche gimmick che ha questo robot. Io ho visto i primi tre episodi, quindi mi sono reso conto che l'unica arma che ha quest'essere è la spada. Non so se ha dei raggi sparanti dagli occhi, no, o altre armi. No. Oltre, ecco, andava ad orcioni, diciamo. Ah, beh, ecco, gli orcioni, quelli sicuramente. Ecco, una delle sue armi più rompicoglioni, secondo me, è la sua voce. Ah, beh, vabbè. Yabato, Igu. No, se uno mi rompi i coglioni così, ma col cazzo che ti vengo a guidare, cioè, non, E quindi lui è armato di orcioni. E spadone. E spadone, che vediamo che, qui, vediamo che all'interno del fodero è contenuta la spada. Vedete, tra l'altro, anche tutte le lavorazioni che sono state fatte e realizzate sull'Elsa, sembra quasi una sorta di Excalibur anche dalle forme, con anche della parte la borchiatura qui anche la fibbia della cintura, bella, esatto. Stavo proprio arrivando a quello ora, però. A parte che vi posso fare, ecco, una cosa che non mi piace, come ho detto prima, è la proporzione delle braccia e questi snodi, chiamiamoli, è chiaro che lui è una statua e fondamentalmente non è un robot, però questi snodi, le articolazioni, sembrano quasi più da action figure che da Chogokin. Poi non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti i buchi sulle spalle per le articolazioni, che poi un po' si possono nascondere con questi spallacci, però non mi sono mai piaciute, e però proprio anche la resa del pugno, cioè, c'è quasi una resa da action figure più che da Chogokin. È chiaro che a sua discolpa c'è il discorso che è un ibrido tra un Chogokin, tra una statua e un robot vero e proprio. Quindi può beneficiare di questa, chiamiamola, attenuante. Adesso poi andremo a vedere un attimo le istruzioni. Vi faccio vedere cos'altro è contenuto all'interno della scatola e magari adesso gli daremo, o cercheremo un minimo di dargli una posa dinamica con la indossata la spada. Ah, c'è anche uno spadone gigantone. Sì, perché infatti quella lì risulta alquanto piccola, quando invece poi dopo la spada la si utilizza e diventa poi uno spadone di notevole dimensione. Allora, qui c'è lo spadone, qui c'è naturalmente l'alloggiamento per le tre pile, dei pugni per tenere in mano la spada e dei pugni delle mani per dargli, tra virgolette, anche una posa, come dire, dinamica. Poi vedo che c'ha il muso. C'è dopo ha anche dei faccioni che si possono andare a sostituire con notevole facilità, perché noi adesso andiamo a staccare la testa, togliamo il faccione e gli mettiamo un faccione sbraiante, tipo. Sbraiante. Quasi, cioè, mentre dice Yabato... quasi
gorillesco. Sì, perché c'ha questi denti. E vedete che comunque le... si illuminano. Vai. Più che chiamando, sì, robottone. Non questo... ricordo dove siamo fermi, dove ci siamo fermati. Perfetto. Però era poco, era poco. Ah, va bene. C'ha i faccioni con i... Sì, che sì. E boh. Magari non è stata ripresa la parte. No, 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 quella è stata ripresa. Ah, ok, ok. E cosa stavo dicendo? Questo qui è, tra virgolette, una divinità barra robottone, perché chiamandosi, tra virgolette, anche God Mazinger, Dio Mazinga. Dio Mazinga. Sembra che... quasi un intercalare Dio Mazinga. No, va bene, no? Non Dio lo so. Mazinga Z. Quando lo evocano... Però è, lui così si chiama. Così si chiama. E così è. Allora, vediamo un attimo se riusciamo ad applicargli. Perché qui dopo è sempre il problema... L'Else no, non viene via perché non può venire via. Però i pugnetti, essendo, come dire, abbastanza gommosi, sburli, entrano. Poi adesso, essendoci ancora un pochettino caldo, forse anche la plastica ne beneficia. Anche qui molto, molto bene lo sgancio che non va a rompere nulla di... L'unica cosa che vedete è che la spada è un po' molla all'interno del... Allora, lo si può mettere così in posizione, tra virgolette, boscaiola. Sì. Perché che Doug... Vado a tagliare a piatti. Se no Doug un colpo... In posizione via qua che te piglio. Esatto. E poi così può anche dire, magari quando è con gli amici... può sciabolare anche le bottiglie. Ah certo, sì. Le sciabola lui. Lui è un noto sciabolatore. Sì. Di... Se no, gli si può provare anche eventualmente a dargli una posizione dinamica di forse quasi. Sì, non che si caghi addosso. No. Con calma. Vediamo. Di cambiargli anche la manina. Puff. Vediamo se riusciamo. Puff. Me li cambi. Ho percepito, ci fermiamo. Stavamo tramando. Stavamo tramando. Allora. Nell'ombra. Tramate alle mie spalle. Allora, vedete che così. Già, è lì pronto per... Cioè, e con questa cosa qua uno può dare una bella schiaffonata. Allora, è anche facile posarlo comunque. Sì, cioè, sì. Uno slarga cose, lui rimane lì. E allora, dopo aver parlato tanto bene, prima lo sottoponiamo alla prova del peso. Ecco. Lei si ricorda però il Grandizer quanto pesava? Ma secondo me passava poco meno di 4 etti. Ah, ok. Secondo me, però qui adesso siamo in centilitri. La prossima volta lo misuriamo in chili. Sì. Sì, ma in quel chili. In quello là. Sì. Dunque, con questo tasto. No, in decilitri, grammi, ci siamo. Ok. Vediamo. Pif. Pensavo di più, siamo a 688 grammi. Non è... sì, è un gigio. È un gigio. Però... Sì, perché l'hanno bilanciato bene il peso. Sì, beh, fondamentalmente è... tutto nel busto e nelle gambe. E boh, adesso, dopo avergli fatto fare la prova della pesata, tanto ne abbiamo parlato bene, tanto... più o meno penso che sia comunque piaciuto come soggetto, sì. È ora di mortificarlo. Aia! È ora! E tutte le volte però c'è questa cosa. Cioè lei mi esalta il robot e poi mi pianta la coltellata. È ora! Adone! È ora di mortificarlo perché è il presentatore, tra l'altro. Il prossimo presentatore. Mi cambierà la faccia. Niente. Ecco, ciao. Poi guardi anche gli occhi di Adone. Sì, c'ha quegli occhietti da gatto mammone, da svelto. Esatto.
E adesso? E per, niente, per l'ennesima volta il robottone recensito perde. No, no, perché qua adesso uno può dire figa, adesso che bello, cioè, lo voglio anch'io. Io, sì. Però track. Arrivo lì. E adesso quello lì ce l'ho solo io. L'anno Vegro non ce l'ha neanche uno. No. Neanche Straccioni. No, c'era. Neanche l'ombra. Proprio. Neanche l'ombra. Adesso come... Di lui ce n'era uno. Ah, no, ok, vero. Di questo zero. Boh. Fate voi i vostri conti. No, mi dispiace, Godmazinger. Tanto mi hai anche, tra virgolette, entusiasmato in questo periodo, in questo... come King Arthur, comunque mi è piaciuta. No. Poi arriva Done e... qua cancella tutto. I parametri vengono riscritti. Sì, no, qua si riparte da zero, eh? Sì. No, sotto zero. Sotto zero? Si parti... Ma è duro recuperare il sotto zero. No, 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 no. Cosa, come fai? Niente, va bene. Io quasi quasi gli farei anche una prova Trider. Tanto ci mettiamo un attimo. Dobbiamo, vado a prendere... Allì. Eccolo qua con una prova di sforzo. Non indifferente, e vediamo che il Godmazinger supera la prova Trider con un 6,5. Sì, niente, sì, di... sì, sì. Però vedete proprio in posa. Sì, 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 sì. Anche perché comunque l'hanno fatto abbastanza ignorantemente questi della King Arth. Quindi superata anche la prova del Trider. Diversamente da quella di Adone, che quella di Adone non è stata superata. Ma lui lo con un dito. No, 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 dico, no, dico, lei ha detto anche questa, no? Quella di Adone, no, non l'ha superata. Sì, 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 cioè, no, è più bello quello là. No, superata nel senso che è passata. È passata, è passata. Adone, no, lo tiene, no, tiene sul Trider con l'imposizione del suo sguardo. Cioè, no, no, ma lì... Ha presente adesso, lo vede qua, cioè lui Adone lo tiene su solo... Su quel ciuffo. C'è il suo ciuffetto. Cioè già solo con quel ciuffo lì lo tiene su. Lo tiene su, lo tiene su. Tanto vedete che lui qua ce la fa. Possiamo stare qui quanto vogliamo. Che ripeto, con quello là non c'è storia, no, in nessuna prova. Niente, ci vediamo fra un anno secondo che lo paselliamo. Sì. Partiamo da culo. Certo. Dal culo. Sotto consiglio dello straccione del dottor Lobo abbiamo pensato di pagellarlo sotto questa posizione. Un po' di maestosità anche. Perché è statuaria. Sì, è statuaria. Statuario ci sta. Vedremo poi un po', adesso se ce l'avrò, avrò la forza anche di seguire tutta la serie, se comunque verrà messo un po' in difficoltà questo Godmazinger, perché nei primi tre episodi praticamente basta che scorreggi, che sconfigge il dinosauro. Tutti, Sì, cioè non... Non è messo in difficoltà, ecco, in nessun modo. E quindi niente, adesso proviamo a pagellare. Pagelliamolo. Sì, no, prendo solo anche la penna. Bene. Se puoi, c'è gente che vuole acquistare i nostri pagelloni, gli originali. Acquistarli? Sì, perché io se no li butto poi dopo alla fine dello sono in vendita. Sono in vendita, sì, cioè non formalizzatevi, Cioè gli originali scritti dal Senza, magari autografati. E anche le bottiglie vuote sono in vendita. Sì. Bene. Sì, assolutamente sì. No, comunque voi adesso scherzate, ma le bottiglie vuote me le vengono a comprare davvero. Vedi? Non ci può credere, ma... No, ma noi ci crediamo. Ma poi vi spiegherò il perché. Comunque, poi dopo, se vuole, c'è un'altra birrozza. Dopo l'apriamo. Allora, impatto estetico. Adesso lo fa vedere sul petto così. Ah, vuole aspettare... Sì, perché non tra mai secondo più, secondo meno. Ah, beh, certo, certo. Io l'impatto estetico gli do 8,5. Come materiali gli do 8. Ottimo, bello. Verniciatura, io non ho visto nulla da dire. Un bel 8 questo pacco. Posabilità. Abbiamo visto che anche c'è il suo sito. È anche posabile, sì. Accessori, vabbè, lì siamo nella... che di sotto è anche abbondante, però qui non è che puoi far miracoli. Al massimo l'unica cosa che potevano aggiungersi era un display stand. E una macchinina a caso. Sì. Quella sì, no, quella assolutamente sì. Quindi niente, accessori 5 comunque. Trasformazione, non c'è confezione. Di qua. La scatola
sempre molto bella. Sì, è tra quel disegnato e il robot vero e proprio. Come io a me tutto insomma, io gli do un 7. Non è che poi mi faccia così impazzire. Poi vedremo quando uscirà un robottone che c'è una. Un robottone sì, che quello lì, la scatola mi fa impazzire. E vi spiegherò il perché e il per come. Bene. Cioè già lì ci serve soltanto da. C'è un robot che deve ancora uscire, sì. La scatola la fa godere atomicamente. Sì. E se esce quest'anno. Ho capito qual è. Lì deve aver molto paura. È un grosso pretendente per il modello dell'anno. Ho capito. Incazzatura, ma due. Ogività. Allora, un naganiano. Non c'è. Minore, è uno dei naganiani minori. Esattamente. Però cos'altro ci propone il mercato di questo naganiano? Sai che non lo so, perché. Non sono così informato. Sì, però lei, che, altro, lei no? Che è forte nelle straccionate. L'ha non cercato. Esiste neanche un. Sì. L'ha cercato? No, non c'è. Quindi già nelle straccionate non c'è una variante. Però devo anche dire che dopo l'ultimo giorno a Novegro io mi sono accorto che noi straccioni non siamo più non siamo più aggraditi. No, non perché non c'era un banco, uno che fosse uno, che avesse un Revoltech. Un Robo Spirit, infatti, un GNU, un come si chiamano quegli altri? Niente. Era tutta roba bella. Magari c'erano dei Revoltech, ma erano legati a dei supereroi. Oppure a Lupin, a quelle robe lì. C'era Deadpool, c'erano sì, delle cagatine. Sì, quelle cose lì. Ma lo sai che volevo prendere anche io un Revoltech? Mi voglio sentire straccione anche io. Non l'ho provato. Ma guardi che io potrei proporle qualcosa di mio. Palà. No, ma perché mi sta arrivando una roba e ho dovuto fare una cosa. Ha fatto per una spesa. Ho fatto una spesa stracciona. Naturalmente. E vuoi dar via quello buono? No, io darei via quello che mi serve. È che non me li separavano sostanzialmente. Ah. E una doppietta. Me ne serve uno. E ho scritto, ma il tipo mi fa: no, guarda, io li vendo in coppia a Suki. E quindi uno non mi servirebbe, potrei darlo a lei, però dopo ne parliamo. Ne parliamo in privata sede. E quindi torniamo al discorso civiltà. Sì. Qui abbiamo visto che il panorama, sì, Bandai ci aveva più o meno proposto un Chogokin di sì, ma che poi è anni che non si sa più nulla, come anche il Gatter Go. Complice anche il Covid, può darsi che abbia, però insomma io quando ho visto il God Mazinger ho detto Bandai o non Bandai, adesso è ora di colpire. Bene. E quindi io gli do allo stato attuale comunque in ogività pari a 7, perché non c'è nulla che possa contrastare questa uscita. Rapporto qualità prezzo. Allora, io non ho mai ben capito il prezzo di questo arnese. Varia. Ma hanno detto che... Allora, io posso dire che ho visto anche su eBay che sta ad attorno ai 200 euro spedito. Ok. Lì attorno, con proposta d'acquisto, eccetera. Poi dopo ho visto altri che lo proponevano a 250, 240. Io non ho un parametro vero e proprio per dirvi effettivamente il suo prezzo ufficiale è quello. Poi dopo... Magari c'è quello che vi fa più sconto, meno sconto, e allora dopo lì. Però non vi posso dire che il prezzo ufficiale sia 240 euro, per dire. Perché non... Quindi io mi attesto tra un prezzo minimo e un prezzo massimo. Io dico, costa sui 220 euro, facendo questo ragionamento, e dico per me il rapporto qualità-prezzo comunque da 220 euro è da 5,5. Tutto lì. Poi, del giudizio finale... Io addirittura gli do un 8. Addirittura? Esatto. Perché mi ha proprio soddisfatto. Molto bene, molto bene. Quindi ragazzi, quando andate a Novegro andate presto. Sì. Scordatevi le straccionate. Ma lei straccione... Divertitevi e partite all'alba. Si sarà reso conto che comunque l'unica via è quella di partire presto. Va bene. Anche perché se faranno Novegro il 29 novembre, prima si arriva... Meglio si fanno gli acquisti. Ah, perché ci tocca anche a Novembre. E prima si va a casa prima. Vabbè. Va bene. L'importante è partire presto. E con le gomme della macchina gonfie. Bravi. Ma l'abbiamo ovviato rapidamente. Però
quella diciamo di novembre, quella lì sì che sarà bella partire presto. Sperando che tutto vada bene. Sì, bella Madonna. No, nel senso che sa, un Covid, mica Covid, quali cose. Sperando che ci sia la possibilità di andarci. Sì, esatto, sì. Però l'altra cosa che volevo dire è che lì si partirà veramente col buio. Quello sì che sarà veramente. Quello è brutta. Sì che sarà un godimento di quelli importanti. Le facciamo prendere su anche il play. Per... Niente. Va bene. Ciao ragazzi. Da Rosina. Sì.